Benissimo, iniziamo. Festival Letteratura, dà il benvenuto a Andres Neumann. Siamo qui senza tavolo per richiesta da Andres Neumann. La prima domanda che gli faccio è: perché ha voluto togliere i tavoli? Perché il tavolo ci divide. Perché hai voluto essere qui? Il teatro è qualcosa che è fatta di dettagli e lo spazio è essenziale. Questo è uno spazio che non è né dentro né fuori, è a metà, come il teatro con la vita. Che cosa è il teatro? Se per esempio io decidesse di voler far finta di essere Lear, King Lear, il re Lear, e lo annunciasse pubblicamente, come adesso, domani sera a Mantova, per il Festival delle Letterature, farò Lear. Farò finta di essere Lear. Qualcuno di voi interessato, altri no, ma qualcuno di qua interessato, o anche non di qua, ma interessato, tira fuori 5 euro e compra un biglietto. Per cosa? Per avere il permesso di far finta di credere a un signore che fa finta di essere lì. Oggi, adesso, nell'istante, qui, la situazione è ben peggio. Voi avete pagato 5 euro per sentire un signore parlare di un altro signore che avrebbe fatto finta di essere un terzo signore per essere guardato da altri signori, quarti, che fanno finta di credere al terzo. C'è poco da ridere. Questa è la base dell'importanza del teatro. Accorgercene tutti insieme della realtà convenzionale che condividiamo. Vogliamo condividere una finzione. A 27 anni hai cominciato a lavorare con Jack Lang al Festival di Nancy. Jack Lang era professore all'epoca di diritto internazionale all'Università di Nancy, che era un'università molto importante in Francia, e aveva la passione del teatro e aveva organizzato un festival universitario all'inizio, ma man mano che passavano gli anni era diventato un festival, diciamo, professionale, ma all'epoca questo aveva un senso completamente diverso, perché in realtà era un fantastico laboratorio di nuovi linguaggi. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che gran parte dell'immaginario nostro di oggi esce da quel laboratorio. Lui ha avuto la intuizione di fare questa profonda ricerca dei nuovi linguaggi. I nuovi linguaggi che significa? Significa per esempio l'immaginario di Pina Bausch, stessa cosa per Bob Wilson, stessa cosa per Tadeusz Kantor e tanti altri. Quindi era come un luogo dove si concentrava tutto quello che aveva a che vedere con la ricerca di nuovi linguaggi. Questa era l'importanza di Nancy. E questo adesso è irripetibile, perché adesso siamo in un altro momento. Adesso quello che probabilmente ridiventa importante è la narrazione, non tanto questa esplosione di altri possibili linguaggi come il teatro visivo, come tutto quello che ha a che vedere con la nostra percezione.
quando c'era da andarli a cercare gli spettacoli, in cosa consisteva la tua vita, la tua ricerca? Era molto appassionante questo fatto di essere alla ricerca in realtà di qualcosa che non sapevi che cosa stavi cercando. Perché quando si cercano i nuovi linguaggi non ci sono tante regole. La mia vita divenne il mio lavoro e il mio lavoro diventò un viaggio continuo. Avevo inventato, senza accorgermene, un mestiere nuovo, il cultural management, qualcosa che unisse il mondo artistico a quello finanziario e politico. Come hai fatto a mettere insieme un'attività che ha non solo, cioè che ti ha fatto l'artefice di un fare gli utili sull'inutile? Perché credo in quello che faccio. La molla iniziale per me era quando vivevo in Uruguay, quando vivevo a Montevideo, era il desiderio di condividere con i miei amici un'esperienza. Quindi magari andavo in un altro posto, vedevo uno spettacolo che trovavo magnifico, importantissimo per la vita, perché è questo che ha la possibilità di fare, un'esperienza, che trascinati in questa finzione, come dicevo, condivisa, qualcosa, il desiderio in realtà di tutti noi, sia quello che sta sul palcoscenico che quello che sta giù, è di fare un viaggio dal quale uscirò cambiato, diverso da come sono entrato. Quindi questo, per esempio, questo desiderio di condivisione era importante, fondamentale, centrale di tutto questo è ritrovare in noi il desiderio, perché il rischio è di trovarci in una situazione bulimica dove nulla attecchisce più, dove diventiamo ciechi per troppa luce. Sì, quindi fare un lavoro, diciamo, sulla propria sensibilità, questo sì, importante. Ci sono tecniche per questo. Fare meditazione per poter ritrovare lo sguardo del bambino. Il tenere via le cose, il conservare, l'avere cura, l'aver memoria. Tu hai tenuto via, tra quello che cioè hai salvaguardato, 160 scatole, che poi appunto sono state 58.000 documenti, qualcosa del genere. Ecco, perché tenevi via tutto? E che differenza c'è tra quello che facevi tu all'epoca e quello che si fa oggi? Cioè, consideri che questa memoria sia altra cosa, cioè che oggi sia più facile e nello stesso tempo più facile perdere? Come consideri il raccogliere la memoria a suo tempo del cartaceo e oggi la memoria sul computer? Perché ho conservato tutti questi documenti? C'è un tema fondamentale che è quello della trasmissione. E col tempo che mi sono cominciato a interessare di come tutto questo sarebbe poi come sarebbe stato reso possibile la trasmissione di questo da una generazione all'altra. Per lei a teatro è più importante l'attore o il pubblico? È un po' come nell'amore, in una coppia. Non è colpa di uno, non è colpa dell'altro. È un incontro, è un'esperienza. Grazie ad Andres Neumann, grazie al pubblico, grazie al festival, agli sponsor. Buona serata.